Ciao a tutti e ben ritrovati su una nuova puntata di Army Focus. Ecco qua, finalmente abbiamo il nuovo banco da ricarica, il nuovo laboratorio di Army Focus è pronto e operativo. E questo è il risultato finale. Se avete perso il video della progettazione, del progetto iniziale di questo banco, ve lo lascio qui come link in sovraimpressione. E andiamo a vedere anzitutto le varie fasi di preparazione di questo mobile, però prima diamoci un'occhiata da vicino. Ecco qui il risultato finale. Come vedete, c'è già la load master pronta, sono già tutti gli accessori pronti e montati e sulle mensole abbiamo organizzato tutto quanto. E vediamo anzitutto le varie fasi del montaggio. E qui, come prima cosa, sono state appoggiate le ante leggermente elevate da terra. Dopodiché è stato montato il bancone, che è un top da 4 cm, appunto per sorreggere la pressa e tutto, e anche reggere la potenza che si usa durante le fasi di ricarica, magari con i bossoli un po' più duri, tipo il 9x21. Dopodiché sono stati preparati i fori per ospitare lì load bench, che è questo accessorio che permette lo sgancio rapido delle presse. Sarà presto disponibile un video a parte. E cosa importantissima è l'applicazione di un ulteriore rinforzo a muro direttamente. Già le ante sono a muro, però l'ulteriore rinforzo al centro, così come vedete, permette di non sovraccaricare il banco ed evitare la piegatura. Il banco è lungo circa 2 metri e anche le mensole sono della stessa dimensione. Le mensole sono utilissime, come vedete qui ho la parte di bossoli, i manuali di ricarica, la parte dedicata a tutta la parte di inneschi, che quindi sono ordinati secondo il loro punto. E poi sul bancone invece troviamo, oltre alla pressa ovviamente, la parte di palle, in questo caso sono delle piombo 9x21, la bilancia di pesatura, che ovviamente non può mai mancare, e ovviamente il calibro, oltre che una serie di altre palle ed accessori che saranno per altri calibri. E anche l'illuminazione è stata pensata, quindi ho questa luce LED che è abbastanza efficace per cui è snodabile, quindi mi permette di avvicinare alla pressa e vedere bene quando nelle fasi di ricarica la polvere che c'è dentro al bossolo e così via. E poi non può mancare ovviamente tutta la parte di bossoli pronti all'uso, quindi li ho organizzati per calibro in queste cassettine. E ovviamente tutta la parte di accessoristica e pezzi di ricambio della pressa che non possono mai mancare. Nelle ante invece, se andiamo a vedere, qui ho la load hall qui sotto. Come vedete, le dimensioni sono perfette per ospitare tutte le presse della lì. E una parte di accessori vari e attrezzi che sono necessari nelle fasi di ricarica. E dall'altra parte invece troviamo tutte le matrici per i vari calibri che ricarico per la load master. Qui ancora non ho trovato la posizione ideale per il misuratore di polvere, il dosatore di polvere per i calibri da fucile, e qui sotto abbiamo la Classic Turret. Come vedete, un po' arrugginita perché è rimasta in garage in uno scatolone per molto tempo, però come vedete è già pronta per il montaggio sul Lee Bench, che è questo qui. E ecco, visto che sono qua, vi faccio vedere un attimo il dettaglio del supporto ulteriore a rafforzo del mobile nelle fasi di ricarica. Poi qui abbiamo la load master con la parte inneschi, quindi gli inneschi spenti andranno a finire in un cestino che metterò, ovviamente supportato da un tappeto, perché comunque la pavimentazione, essendo in legno, è piuttosto delicata. E che altro dire? Ecco, questa è un po' l'organizzazione. Poi non nascondo che magari nel corso del tempo andrò a cambiare qualcosa e vi terrò aggiornati su come funziona. Ah, ecco, le ante ovviamente sono tutte ammortizzate, quindi non c'è neanche particolare rumore nell'andare a aprirle o a chiuderle velocemente, ecco.
Bene, spero che il risultato vi piaccia, commentate qui sotto come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e alla newsletter. Vi ricordo che è da poco disponibile su ArmyFocus il software di ricarica gratuito che utilizzo anch'io appunto per gestirmi adesso tutta la parte di ricarica. E vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!